Il più cordiale buongiorno a tutti voi, il telegiornale di Antenna Sud si apre con la politica perché il Senato ha approvato la fiducia con 115 sì. Giorgia Meloni si dice soddisfatta lasciando Palazzo Madama, ora il governo ha i pieni poteri tra le polemiche dell'opposizione. Il punto della situazione con Francesco Manigrasso. Una grande operazione di verità sull'Italia che ereditiamo anche da coloro che non denunciano le condizioni. Giorgia Meloni non la manda a dire nella replica al Senato, si concentra sull'Italia che il nuovo governo eredita e sulle scarse risorse delle quali disporrà per dare risposte ai problemi degli italiani. Poi tocca il tema della mafia del Sud e della gestione della pandemia. Corretto sia sotto il profilo dell'ONU, era corretto rispondere anche sul tema importante sanitario, mai più chiusure con il centrodestra, era importante raccontare a taluni magistrati che vengono qui a raccontarsi come eroi antimafia che probabilmente da via da meglio in avanti qualche problema anche la magistratura lo ha avuto. Il centrodestra è unito e forte, il presidente Meloni è stato particolarmente convincente e la compagine di governo e la maggioranza particolarmente unite, quindi questo è il dato significativo per noi. Ma quelle parole di Meloni sul Covid non sono piaciute al microbiologo e senatore del PD Crisanti. In Lombardia ci sono stati disastri perché l'amministrazione leghista, dice, ha negato per parecchio tempo le pericolosità del virus. Ho fatto delle dichiarazioni, direi che ho definito da smemorata sul Covid, non ha a mio avviso capito come si genera il processo di ricchezza di una nazione, non ha parlato di innovazione, non ha parlato di università, ha parlato genericamente di democrazia e a mio avviso sì, di merito, e chiaramente non ha, è un discorso che a mio avviso manca proprio di comprensione di come si genera la ricchezza di un paese. C'è poi il tema del reddito di cittadinanza, per la Meloni una sconfitta per chi è in grado di lavorare. Un atteggiamento serio e responsabile da parte di chi vuole governare l'Italia e dire lavoriamo tutti insieme, noi per primi, per migliorare le politiche del reddito. Il porto di Taranto è il posto più brutto del mondo perché sullo sfondo ha l'Ilva. Sono queste le parole pronunciate dal neo ministro della difesa Guido Crosetto, che ha indignato esponenti politici del centro-sinistra. Sa quanto tempo ci è voluto per fare mettere 10 pale eoliche nel porto di Taranto? Voi pensate all'impatto di 10 pale eoliche nel posto più brutto del mondo, perché il porto di Taranto come sfondo all'Ilva. Hanno scatenato la reazione di numerosi esponenti politici le dichiarazioni del neo ministro della difesa Guido Crosetto a Bruno Vespa durante Porta a Porta, a cominciare dal sindaco Melucci, che chiede un chiarimento e invita Crosetto a Taranto. Sarà mia premura fargli visitare proprio il porto, ma anche l'occasione, scrive Melucci, per conoscere la linea guida del governo sull'ex Ilva. Per Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle, sono inqualificabili le parole del ministro Crosetto per descrivere il porto di Taranto. Secondo Turco palesano inconsistenza politica e inadeguatezza culturale del nuovo governo. Sulla stessa lunghezza d'onda i rappresentanti di Europa Verde, che definiscono le parole del ministro un'offesa a tutta la città. Infine, sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale del PD Enzo Di Gregorio, il quale avrebbe preferito qualche parola in più sullo sforzo della comunità ionica, che sta avviando con successo un processo di sviluppo economico basato sul turismo e proprio sulle bellezze paesaggistiche. Non si è fatta attendere la replica di Guido Crosetto, il quale ha scritto su Twitter: conosco Taranto, la sua storia, le sue bellezze e anche i suoi problemi. Il porto industriale non è una delle cose che però mi piacciono, ha concluso il neo ministro. Se però l'iperbole che ho usato ieri ha urtato qualcuno, me ne scuso. 5 persone, tra cui un medico e 4 imprenditori, sono state arrestate dai carabinieri per un presunto caso di corruzione avvenuto ai danni dell'ASL di Brindisi. Avrebbe fatto acquistare dall'ASL di Brindisi protesi cardiache non necessarie, incassando in cambio dalle aziende fornitrici denaro e altre utilità. Un medico del reparto di cardiologia dell'ospedale Perrino, Domenico Palmisano, originario di Ceglie Messapica, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri. Insieme a lui, sempre ai domiciliari, sono finiti gli imprenditori titolari delle 4 aziende fornitrici delle protesi: Massimo Gabriele di Bari, Davide La Zazzara di Acquaviva delle Fonti, Domenico
Domenico Brunetti di Mola di Bari e Andrea Tantalo di Matera. Le accuse sono per tutti di corruzione continuata e a carico del solo medico anche di truffa aggravata e di false attestazioni nell'utilizzo del badge marcatempo sul luogo di lavoro. Le indagini avviate dai carabinieri del NAS di Taranto nel 2020 hanno riguardato l'utilizzo ritenuto inappropriato, eccessivo e ingiustificato di stent aortocoronarici e cateteri dilatatori coronarici presso il reparto di cardiologia dell'ospedale Perrino. Secondo le accuse vi erano rapporti affaristici e corruttivi tra il medico e gli imprenditori di aziende fornitrici di protesi cardiovascolari. La ASL sarebbe stata così costretta a sborsare somme elevate per l'acquisto di protesi in realtà non necessarie e di dispositivi medici utilizzati in misura sproporzionata e inappropriata rispetto alle esigenze. Durante le indagini è stato riscontrato anche che il cardiologo si sarebbe assentato spesso dal lavoro per svolgere attività di libera professione durante l'orario di servizio. Il GIP, su richiesta del PM inquirente, ha emesso anche un decreto di sequestro preventivo per equivalente pari alla somma di oltre 4.000 euro nei confronti del medico cardiologo indagato. C'è un indagato per il pestaggio di un minore di Sava avvenuto sabato sera nel centro storico di Francavilla Fontana. Sarebbe stato lui, secondo i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, uno degli autori dell'aggressione, lui maggiorenne della provincia brindisina e qualcun altro, ovvero i membri della presunta gang composta anche da francavillesi, alcuni di loro minori, che poco prima della mezzanotte di domenica avrebbero accerchiato lo sfortunato ragazzo in piazza Dante, nel cuore del centro storico, poi colpito con un pugno dritto in faccia, capace di farlo rovinare violentemente a terra dove aveva sbattuto la nuca. Il giovane è ancora ricoverato in neurochirurgia all'ospedale Perrino di Brindisi, sarebbe comunque fuori pericolo per quanto tenuto sotto stretta osservazione. Le indagini ad ogni modo proseguono, la procura di Brindisi e quella dei minori di Lecce procedono per lesioni aggravate e non si escludono ulteriori sviluppi già nelle prossime ore. Il GIP del Tribunale di Lecce Simona Panzera ha disposto la sospensione di un anno da ogni incarico per l'ex direttore generale della ASL di Lecce Rodolfo Rollo, indagato nell'inchiesta della Guardia di Finanza denominata Re Artù, con l'accusa di corruzione impropria. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, Rollo avrebbe favorito, attraverso l'intermediazione dell'ex senatore e assessore regionale al welfare Salvatore Ruggeri, l'accordo per l'acquisto da parte dell'azienda sanitaria delle prestazioni dialitiche extratetto del centro Santa Marcellina di proprietà dell'ospedale Panico di Tricase diretto da Suor Margherita Bramato in cambio dell'assunzione del figlio in ospedale. La misura interdittiva richiesta dal PM Prontera è stata eseguita dai militari della Guardia di Finanza. Dimessosi dalla guida dell'ASL all'indomani dal terremoto giudiziario, Rollo era tornato a ricoprire il ruolo di direttore di distretto. Un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento è divampato all'interno dell'insediamento di migranti a Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove vivono più di 1.500 persone occupate prevalentemente nei campi come braccianti. Al momento non risultano feriti, dalle prime stime sono andate distrutte dalle fiamme almeno 5-6 baracche, all'interno della quale al momento del rogo non c'era nessuno sul posto, vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Dalle ore 16 di venerdì 28 ottobre sarà aperto il portale regionale per accedere ai benefici della legge in merito al gas gratis ai cittadini lucani. Accedendo al sito www.apibus.it/bonusgas o sul portale regionale al link portalebonusgas.regione.basilicata.it, da venerdì 28 ottobre dalle ore 16 i residenti in Basilicata potranno presentare l'autocertificazione e accedere così ai benefici della legge che darà il gas gratis a tutti i lucani. E quanto comunica il presidente della regione Basilicata Vito Bardi. La procedura, attivabile tramite SPID, richiederà solamente 5 minuti. Bisognerà compilare il form con tutte le proprie informazioni, tra cui le più importanti sono la lettura del contatore, il PDR e il codice cliente, due informazioni facilmente rinvenibili dalle bollette. L'autocertificazione sarà poi generata automaticamente dal sistema e si potrà firmarla sia digitalmente che in maniera olografa, ossia stampando, firmando e scansionando il file.
Successivamente si dovrà caricare l'autocertificazione nel sistema e chiudere l'iter. La procedura per i non possessori di SPID potrà essere fatta da un delegato. In questo caso sarà un po' più lunga, ma in 10 minuti si potranno caricare tutti i documenti richiesti e accedere ad un beneficio che vale potenzialmente per i prossimi 9 anni e che varrà diverse migliaia di euro per tutte le famiglie lucane. Nei prossimi giorni saranno messi online un tutorial e le FAQ per aiutare tutti i lucani che dovranno presentare la domanda. È stato presentato a Roma dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il libro 2021, allo Stato assicurate entrate per 72 miliardi di euro. Sono 73,08 miliardi di entrate nelle casse dello Stato assicurati dal lavoro dell'Agenzia Dogane e Monopoli nel 2021, un dato che segna una crescita del 16% rispetto al 2020. E questo è quello che emerge dalla presentazione del libro blu di ADM. Rappresentiamo l'attività dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli di Stato nei vari settori di intervento. Attività di promozione e sviluppo economico del Paese, attività antifrode, contrasto agli illeciti e alla criminalità organizzata, ma anche innovazione, digitalizzazione. 3,61 miliardi di beni e dispositivi anti-Covid, degli 8,95 miliardi di pezzi più di 7 sono guanti e circa 1,8 sono mascherine. C'è un dato significativo, quello al contrasto al gioco illegale, che ha portato ad una raccolta record nel 2022 del più 30% a 140 miliardi di euro. Importanti riferimenti per i depositi, gli stoccaggi, gli approvvigionamenti, missione in Azerbaigian con le nostre strutture doganali per aumentare il flusso energetico del TAP. Durante il conflitto russo-ucraino abbiamo disciplinato la logistica degli armamenti e anche il controllo radiometrico in alcuni casi delle merci che provenivano dal Golfo di Odessa. Insomma, un'amministrazione che è al centro della logistica e al centro quindi di tutte le iniziative, anche in linea con, certamente in linea con le linee programmatiche che il governo ha illustrato ieri al Parlamento. In un videomessaggio poi il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni ha sottolineato il lavoro dell'autorità doganale fondamentale per difendere i cittadini in prima linea nelle sfide come la pandemia, la guerra in Ucraina, annunciando anche la proposta di una riforma del sistema doganale in Europa. Si parte da qui a combattere l'illegalità, bisogna vincere la paura. Sono le parole del procuratore capo di Foggia che ha inaugurato il suo incontro con gli studenti provenienti da tutta la provincia nell'Ateneo Foggiano per discutere di legalità. Il semplice cittadino cosa può fare per dire di no alla mafia? Capaci di combattere la mafia con 5 semplici consigli. I ragazzi di Via D'Amelio, la neonata associazione composta da giovani universitari, prevalentemente foggiani, ha redatto un manuale di comportamenti approfonditi con analisi, studi e ricerche utili al semplice cittadino per intraprendere un percorso di legalità e contrastare le mafie, presentato nelle scorse ore ad una platea di studenti presso l'aula Magna Valeria Spada dell'Ateneo Dauno, alla presenza tra gli altri del procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro. 5 consigli, ma uno su tutti? Beh, sicuramente quello circa le droghe leggere, è un consiglio che sembra quasi scontato, sembra un argomento, detto anche male argomento perché è una problematica, e sembra un argomento così spicciolo, così banale anche magari da sentire per la nostra generazione, però è importante e oggi vedremo anche quanto la mafia guadagna da quell'attività e non solo, perché appunto è ovunque, quindi non guadagna solo lì. Procuratore, è bello vedere dei giovani che parlano ad altri giovani di mafia e legalità. Sì, sì, è molto bello, io sono qui proprio perché sui giovani dobbiamo puntare, sono loro le nuove leve e sono loro che possono aiutarci a contrastare l'illegalità e la criminalità. Innanzitutto io cercherò di coinvolgerli sul fatto che il loro contributo è fondamentale. E farò anche un richiamo proprio al fatto che le rivoluzioni nel mondo sono sempre venute dai giovani, anche quello che sta succedendo in Iran è significativo, quindi li dobbiamo coinvolgere in questa lotta alla criminalità. Per quanto riguarda i consigli, a non cedere ad alcune tentazioni, dal gioco d'azzardo agli stupefacenti, spiegando loro che questi soldi vanno tutti alla criminalità e che quindi in questo modo si finanzia la criminalità. Loro invece devono capire che la legalità è la base della loro libertà.
Interrogato per 3 ore dal GIP del Tribunale di Bari e dal PM alla presenza dei difensori dei 6 indagati, Domenico Solazzo, testimone di giustizia che vive in una località protetta, ha confermato le accuse contro il capo clan della società foggiana Emiliano Francavilla e contro Michele Ragno, che secondo la sua versione gli ordinarono di installare un GPS sotto l'auto del suo datore di lavoro, l'imprenditore edile Antonio Frattiani, che il clan Francavilla intendeva uccidere per non aver restituito la somma di 600.000 euro che aveva ottenuto in prestito per un investimento immobiliare. Turismo sostenibile dalla Regione Puglia, interventi per oltre 3 milioni sulla rete dei cammini, presentato il progetto di infrastrutturazione che coinvolgerà tutte le province pugliesi. 3,2 milioni di euro per le infrastrutture della rete dei cammini e degli itinerari culturali pugliesi è quanto metterà a disposizione la Regione Puglia per il nuovo progetto, che prevede una serie di interventi esecutivi a partire dal 2023 e che interesseranno principalmente le aree extraurbane di vari comuni in tutte le province pugliesi e riguarderanno in particolare la realizzazione della segnaletica, delle aree di sosta, di installazioni artistiche e di cartelli informativi e di benvenuto sulla via Francigena e lungo altri cammini della Puglia. Recupero di edifici pubblici per la costruzione di ostelli e la messa in sicurezza dei percorsi. Una progettualità turistica nata da poco tempo in Puglia, ma su cui c'è un'attenzione particolare per i riflessi positivi che genera sull'ambiente, sull'economia dei territori e sulla qualità della vita dei residenti, in particolare con la mitigazione dell'overtourism. Questa per noi è una grande operazione che va a corroborare le iniziative che già i privati nel corso di questi anni hanno potuto fare e ci permette di posizionarci e di diversificare un'offerta che è sempre più ampia. Se pensiamo che in Puglia il mare ha oltre 800 km di costa, dobbiamo anche poter cominciare a dire che abbiamo oltre 2200 km di cammino che possono davvero rappresentare un'occasione di destagionalizzazione e di potenziamento dell'offerta turistica regionale. La prosecuzione di grandi investimenti sul sistema integrato dei cammini e degli itinerari culturali, su cui stiamo lavorando con forza ormai dal 2016, che ha prodotto risultati importanti, a partire dal riconoscimento da via Francigena nel sud, che ha visto incrementare in maniera importante i camminatori in questi anni. Al Teatro Fusco di Taranto un confronto dedicato agli studenti sulla sicurezza sul lavoro, organizzato da Comune di Taranto e Formare Puglia APS. La sicurezza sul lavoro protagonista sul palcoscenico del Teatro Comunale Fusco di Taranto per la giornata organizzata dal Comune con l'APS Formare Puglia. Prima una performance teatrale e poi un confronto a più voci sul tema, a cui hanno preso parte professionisti, tecnici, pubblici amministratori, imprenditori e sindacalisti. La finalità dell'evento è stata formativa, dunque in platea gli studenti di 7 istituti del territorio: Archimede, Archita, Battaglini, Liside, Pacinotti, Pitagora e Righi. I dati sono preoccupanti, abbiamo un aumento del fenomeno infortunistico a livello regionale del 30%. La ripresa, se c'è dal punto di vista economico, non è parimenti accompagnata da un'attenzione strutturale al problema degli infortuni. Dobbiamo agire sulla cultura, sulle imprese, sui lavoratori e anche sugli studenti. Non è possibile uscire da casa la mattina per andare a lavorare e poi non tornare. E poi con quelle situazioni che abbiamo anche visto nei ragazzi delle scuole che vanno a fare l'alternanza o tirocini nei posti di lavoro e purtroppo si sono infortunati, alcuni non ci sono più. Questa situazione è inaccettabile. E allora la parte più importante è la formazione in materia di sicurezza e formare, bisogna iniziare a formare già dalla scuola. Adesso parliamo di un progetto che presto diventerà realtà a Taranto. Sopralluogo dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto Mattia Giorno, insieme con il presidente di Chima Ambiente Amio Giampiero Mancarelli, presso l'impianto per la raccolta pneumatica dei rifiuti al quartiere Salinella. Una struttura che servirà a circa 25.000 abitanti nei quartieri Taranto 2 e lo stesso Salinella. C'erano anche i tecnici del comune e della società partecipata. È stata effettuata la posa delle tubazioni lungo le arterie dei due quartieri, collegate a 28 totem attraverso i quali sarà possibile conferire rifiuti. Su via Golfo di Taranto si sta lavorando per scavare in profondità e sistemare i primi tubi che serviranno appunto
per il passaggio dei rifiuti che verranno conferiti dai cittadini nelle apposite colonnine che attraverso questi tubi sotterranei arriveranno al centro di raccolta che è stato già costruito di fronte al campo scuola. I rifiuti quindi saranno trasportati mediante delle botole che verranno inserite, come sta già avvenendo in questa zona della città, per poi essere trasferite mediante un sistema di tunnel sotterranei. E qui vediamo questo cantiere già avviato. Una sfida straordinaria che vede Taranto antesignana nel sud Italia. Ecco, vogliamo fare davvero di Taranto un esempio e questa è una delle best practice che si stanno attivando in maniera concreta. Lavori fermi e il costo dell'opera aumenta, altri 3 milioni di euro per le nuove case popolari di San Girolamo a Bari. L'aumento dei prezzi colpisce anche i cantieri Arca Puglia. L'agenzia ha effettuato una serie di valutazioni per le opere inserite nel piano triennale, riscontrando considerevoli aumenti di prezzi, tanto da essere costretta a rilocalizzare le risorse per permettere alcuni interventi. Stessa sorte per le case popolari al quartiere San Girolamo, un cantiere fermo dal 2017, per il quale, si è calcolato, sono necessari altri 3 milioni di euro a causa dell'aumento dei prezzi e non si sa ancora quando il cantiere ripartirà. 106 alloggi nei quali si dovevano trasferire i residenti delle attuali case popolari che sarebbero state demolite per fare spazio ad edilizia residenziale. A distanza di qualche mese dall'avvio del cantiere tutto però si è fermato e da 5 anni manca il 50% dell'opera per completare i lavori. L'Arca ha effettuato una valutazione in base al nuovo prezzario e i 10 milioni di euro già preventivati per la conclusione degli interventi su un totale di 17 bisogna aggiungere altri 3 per l'aumento dei prezzi. Ora l'agenzia deve attendere una risposta su una transazione avviata con la ditta alla quale è stato rescisso il contratto. Il contenzioso è infatti ancora aperto. Non ci sono quindi certezze sulla ripresa del cantiere, ma la speranza è di rivedere gli operai forse nel 2023. Inoltre l'Arca, per consentire l'esecuzione delle manutenzioni al quartiere San Paolo di Bari, Sant'Anna e Iapigia, ha dovuto prendere dalle risorse destinate ad altro, utilizzando ad esempio i fondi non ancora sfruttati legati al mancato avvio dell'intervento a Mola sulle nuove case popolari e di altre case popolari a Monopoli. Serve più personale medico, considerando che a fine anno molti andranno in pensione e bisogna snellire la burocrazia. Sono le parole del presidente della Federazione Italiana di Medici di Medicina Generale di Lecce, che lancia un appello raccolto da Barbara Magnani. Dottore, attualmente la situazione qual è per quanto riguarda l'organico dei medici di medicina generale in provincia di Lecce? Fino ad oggi siamo riusciti comunque ad assegnare tutte le zone carenti, e per cui l'assistenza sanitaria è completa su tutto il territorio. Le previsioni sono quelle di un numero di medici abbastanza elevato che andrà in pensione. L'anno scorso sono state circa 80 le zone carenti, quest'anno pensiamo che più o meno stiamo sullo stesso trend. L'assessore ha intenzione di aumentare il numero del massimo lì dove si dovessero creare delle esigenze. Noi siamo pronti, su questo non ci sono problemi, però bisogna anche capire che a fronte di un aumento del numero degli assistiti, quello che non deve assolutamente rimetterne è la qualità del servizio. Se noi vogliamo che la qualità del servizio non ne risenta, come ormai diciamo da tempo, bisogna un po' togliere la burocrazia. Riuscire a potenziare l'organico dei medici, avere meno burocrazia, potrebbe dire poter garantire anche più prestazioni, andando così a snellire le liste d'attesa, alleviando la pressione sui pronto soccorso. Noi la settimana prossima faremo le spirometrie. Fare le spirometrie nello studio significa togliere spirometrie dall'ospedale e quindi ridurre le liste d'attesa. Ma questo perché lo stiamo facendo? Perché c'è la prescrizione di determinati farmaci che richiedono attraverso una nota l'esecuzione della spirometria. Questo è solo un piccolissimo esempio di cosa si potrebbe fare in uno studio associato di medicina generale e di quale sarebbe la ricaduta sul sistema sanitario nazionale. Incidente sul Gargano, un'auto con a bordo un uomo di 89 anni è caduta dalla scogliera località Macchia tra Manfredonia e Mattinata. La macchina dei soccorsi si è attivata in tempi rapidi con l'intervento del 118, dei vigili del fuoco e dell'elisoccorso. L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Il mezzo sarebbe finito fuori strada precipitando per una decina di metri prima di toccare il suolo. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine.
giallo risolto, è stato un omicidio suicidio a determinare il ritrovamento dei cadaveri di moglie e marito sabato pomeriggio in due posti diversi della città di Taranto. È stato un omicidio suicidio, è stata necessaria l'autopsia per risolvere il giallo dei coniugi ritrovati morti in case diverse nel pomeriggio di sabato 22 ottobre a Taranto. Silvia Di Noi, l'infermiera 52enne, trovata morta nella propria casa di Viale Virgilio, è stata soffocata dal marito Roberto Deli Santi, 50enne, sottufficiale della Marina Militare, che subito dopo si è tolto la vita impiccandosi in una villa di Lama. A confermare il soffocamento della donna è stata l'autopsia effettuata dal medico legale incaricato dal sostituto procuratore Mariano Buccoliero. La coppia ha un figlio che vive e lavora all'estero, a Shanghai. Sabato è stato prima scoperto il corpo di lui e poi quello di lei. Ad allertare la polizia è stato un parente al quale si era rivolto il figlio della coppia, che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Per il medico legale Marcello Chironi, il marito ha soffocato la moglie attraverso un'azione violenta consistita nell'ostruzione delle vie respiratorie con uno straccio. L'aggressione avrebbe causato la morte della donna in poco tempo. La squadra mobile di Taranto continua tuttavia a indagare sui motivi. Secondo quanto si è appreso, tra i coniugi non c'erano litigi e la loro era una vita tranquilla e senza problemi economici, anche se negli ultimi tempi sarebbe emerso un problema di salute della donna. Non sconterà un giorno di carcere ma almeno 10 anni in una struttura sanitaria e giudiziaria la donna brindisina che 2 anni fa uccise il marito versandogli addosso acido muriatico. È stata giudicata totalmente inferma di mente. Assolta perché affetta da totale vizio di mente. Sarà ricoverata per non meno di 10 anni in un ospedale giudiziario la donna brindisina che il 3 agosto di 2 anni fa provocò la morte del marito Rosario Almiento, 52 anni, svuotandogli addosso il contenuto di una bottiglia di acido disgorgante che gli provocò terribili ustioni sul 90% del corpo. L'uomo morì dopo 35 giorni di agonia. I giudici della Corte d'Assise di Brindisi, accogliendo peraltro le conclusioni del pubblico ministero Francesco Carluccio, hanno assolto la donna previa derubricazione del reato da omicidio volontario a preterintenzionale. In sostanza non aveva intenzione di uccidere il marito ma solo di fargli del male. La tragedia avvenne per strada in via Pace Brindisina, Rione Commenda. La coppia aveva parcheggiato l'auto, lei era scesa a fare acquisti nel negozio di articoli per la casa e una volta tornata vicino alla macchina aveva svuotato dal finestrino il contenuto dell'acido addosso al marito che era al sedile di guida. L'uomo con dolori lancinanti uscì e cercò aiuto in un vicino supermercato. La moglie stessa rimase ustionata da schizzi di acido sulle mani e sulle gambe. Sul posto si trovava per caso un ispettore della Digos fuori servizio che chiamò i soccorsi e fermò la donna che si era seduta sul marciapiedi e pronunciava frasi senza senso. Accanto a lei la bottiglia ormai vuota di acido per la casa. Fu arrestata e condotta in una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e ritenuti socialmente pericolosi, dove tuttora si trova. Il movente di quell'atto folle sarebbe stato il sospetto di essere stata tradita dal marito, il quale invece, come confermato da molti testimoni, non solo le era fedele, ma le era rimasto accanto per aiutarla a curare le sue turbe psichiche. I carabinieri della compagnia di Andria, con il supporto delle squadre di intervento operativo dell'11° Reggimento Carabinieri Puglia, hanno eseguito un controllo straordinario sui territori di Spinazzola e Minervino Murge, in particolar modo per la 27esima edizione della sagra del fungo cardoncello a Minervino Murge e la 23esima sagra sempre del fungo cardoncello a Spinazzola. Sono state segnalate 3 persone per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed elevate sanzioni per quasi 22.000 euro, controllate 79 persone e 55 veicoli. Breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Antonio Binetti si sposta dal vallone Tittadegna a Palazzo di Città, si interromperà ai piedi del comune di Barletta lo sciopero della fame dell'ambientalista che per 3 giorni ha lottato anche contro le sue patologie cardiache per la bonifica del canale alla periferia ovest della città. Antonio Binetti si sposta dal vallone Tittadegna a Palazzo di Città, si interromperà ai piedi del comune di Barletta lo sciopero della fame dell'ambientalista che per 3 giorni ha lottato anche contro le sue patologie cardiache per la bonifica del canale alla periferia ovest della città. Adesso c'è da attendere la risposta seria e definitiva da parte delle istituzioni. Le istituzioni hanno risposto in modo opportuno. Con delle risposte concrete ultimamente, anche nella mattinata. Solo che sono abituato a vedere il nero su bianco,
ad avere una carta per le mani con un timbro e una firma. Il sostegno è arrivato dal presidente della provincia Bat, Bernardolo Di Spoto, da esponenti politici di ogni parte e dai cittadini che hanno manifestato la propria vicinanza ad Antonio Binetti. Tutta la cittadinanza di Barletta. Sono loro che mi hanno dato la forza, sono loro che mi hanno dato la carica per andare avanti. Il vallone Tittadegna resta a rischio disastro ambientale per la presenza di amianto, plastica e rifiuti speciali. Il sindaco Cosimo Cannito aveva inizialmente evidenziato le responsabilità della Regione Puglia. Il capogruppo PD in Regione, Filippo Caracciolo, ha successivamente rimandato la competenza all'amministrazione comunale, come da legge regionale del 2000. Cannito ha poi rincarato la dose facendo leva su una delibera del 2012, in cui si assegnava il compito al consorzio regionale di bonifica. Caracciolo nuovamente risposto sottolineando come sia necessario dare mandato di pulizia alla Barsa, la società cittadina di servizi ambientali che intervenne sul vallone Tittadegna già nel 2019, ad un anno dal primo insediamento di Cannito, attesa ora per definire in via ufficiale la competenza di intervento. La devono vedere i cittadini. Questa non è stata una mia battaglia, è stata la battaglia di Barletta, di tutti i cittadini di Barletta. Crescono anche in provincia di Lecce gli abbandoni e rinunce di proprietà di animali a causa delle difficoltà economiche delle famiglie. Per questo l'ENPA ha lanciato una petizione per chiedere al governo la riduzione dell'IVA al 10% per le spese di cibo e prestazioni veterinarie. In questo momento economico difficile per rincari e caro bollette, sono sempre di più le famiglie che si rivolgono alle associazioni poiché non riescono a sostenere i costi di interventi veterinari e del cibo per i propri animali domestici. Per questo anche l'ENPA di Lecce sta promuovendo la petizione nazionale per chiedere al governo la riduzione dell'IVA al 10% per le spese di cibo e prestazioni veterinarie. L'ENPA ha fatto questa petizione perché ci sono dei medicinali per gli animali, cioè della veterinaria, molto 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 costose. Per esempio un antibiotico per persone costa tot, il prodotto veterinario invece, che contiene appunto lo stesso principio, costa circa 20 volte tanto. Al momento, con la crisi che c'è, è veramente impossibile. In provincia di Lecce, abbandoni e rinunce di proprietà sono diventate un'emergenza quotidiana. Oltre a questo, sottolinea ENPA, è importante continuare a promuovere ed effettuare la sterilizzazione degli animali. L'abbandono è arrivato in una situazione insostenibile, veramente. Punto fondamentale è la sterilizzazione, perché fin quando faremo nascere tanti 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 piccoli animaletti di affezione, è difficile trovare delle adozioni. Non si può pretendere da una persona di mantenere un animale quando viene da mancare il mangiare anche alle persone. Ci eravamo occupati il primo di settembre della situazione del cimitero di Neviano, portando alla luce alcune situazioni di degrado. Il problema, a distanza di quasi due mesi, è stato risolto. Mentre la giustizia continua il suo corso nel verificare l'operato dell'amministrazione di Neviano, comune sciolto per infiltrazioni mafiose nell'agosto scorso, è stata risolta in parte la questione del cimitero, sollevata ai nostri microfoni dall'avvocato Ivan Zeppola per conto della collega Nicoletta Maria Mauro. Stando alle carte, il comune avrebbe raggiunto la soglia dei 500.000 euro negli ultimi 5 anni per la manutenzione del cimitero comunale, lasciando di fatto nel degrado il lotto 1. La signora Mauro, recandosi in visita dal padre, deceduto pochi giorni prima, aveva riscontrato la presenza di cavi della linea elettrica scoperti, parti senza intonaco, macchie di umido. Informato di tale situazione, anche con una documentazione fotografica, l'ufficio tecnico rispose con una lettera di aver svolto un sopralluogo senza riscontrare situazioni di pericolo e che l'amministrazione sarebbe stata informata per interventi futuri. Ora, a distanza di qualche mese, i lavori sono stati eseguiti. Vi raccontiamo ora la storia di un cane che a Torre Santa Susanna vive per strada e che è diventato la mascotte del paese. Nonostante questo, qualcuno vorrebbe accalappiarlo, i cittadini si mobilitano. Pir è di tutti, dei bambini e di noi grandi e di tutti, e della scuola e del tutto il paese. Pir non si tocca, perché succederà un casino, un macello, faremo un macello.
A Torre Santa Susanna la gente è pronta a scendere in piazza se qualcuno deciderà di accalappiare Kir, il cane del paese, amato e coccolato da tutti nonostante le sue marachelle. Recentemente ha rubato l'ovatta in farmacia, il nastro adesivo dall'edicola, un pacco di patatine dalla tabaccheria, ma è al mercato del giovedì che dà il meglio di sé. Lui va, prende diciamo un paio di scarpe, una cosa, e lo porta via. Quindi come lo chiamate? Lupin. Famosa è la foto che lo ritrae dopo aver rubato un mazzo di fiori che si dice abbia portato a una affascinante meticcia. Ma ora, come denunciato dalla pagina Gli Amici di Diwi e dal giornale online La Voce del Sud, qualcuno ha chiesto di toglierlo dalla strada. Il sindaco Michele Saccomanno però è rassicurante. Purtroppo fa festa ai bambini, un bambino piccolo che entra nella scuola, vede il cane, lo accarezza, quello gli lecca la mano, poi quello un'ora dopo si mangia la merendina, non è il massimo, voglio dire, con tutto rispetto per i cani, però rinchiuderlo sarebbe veramente una brutta cosa. Stiamo cercando dei sostegni, stiamo cercando delle persone che possano interessarsi a curarsi. Non ci resta che cercarlo allora a Kir Lupin, cosa non semplice. Ci dicono che ha accompagnato i ragazzi alla fermata del bus, ma non si vede tra i vialetti davanti alla scuola né davanti al chiosco, e nessuna traccia di lui nemmeno al parco giochi. Quando abbiamo quasi perso ogni speranza, ecco un'indicazione. Stamattina non c'è, perché lui praticamente la mattina va sulla strada dell'Adiano, che c'è una macelleria, si mette lì sdraiato e aspetta, diciamo, che gli danno qualche cosa da mangiare. E in effetti Kir è lì sotto la macelleria equina di Teodoro e Roy e sembra essere sazio e ben disposto anche all'incontro con il cronista. Sì, è un cane tranquillo, mi viene spesso a trovare, le do da mangiare, le do l'acqua, ma è molto tranquillo, è amante delle bambine. Sara Solazzo e Alberto Polito, i volontari che si occupano di Kir e di decine di altri cani senza famiglia, ci spiegano perché il nostro Lupin preferisce restare in strada. Proveremo, perché c'è stata qualche richiesta di adozione, proveremo l'ennesima volta a farlo entrare in questa famiglia, a vedere se si trova bene, se va d'accordo con i cani della famiglia, magari troverà l'ambiente adatto a lui e deciderà di rimanere. Va da chiunque e non rimane da nessuno. Lui tra l'altro è un cane che avrebbe 4-5 persone disposte ad adottarlo, ma non è mai riuscito a stare e a rimanerci. È proprio un cane sociale che non riesce. E in effetti la siesta è già finita. Kir si ricorda che i suoi piccoli amici stanno per uscire da scuola e lui sarà lì davanti, come tutte le mattine, a fare festa insieme a loro. E con questa bellissima, insomma, notizia, con questo servizio di gente che ama e si prende cura degli animali, nonostante le varie situazioni, ci fermiamo. Pochi minuti di pubblicità, poi andremo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani in edicola e faremo insieme altri approfondimenti. Restate con noi. Rimani connesso. Scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.